sono felice di vedere una sala così gremita, soprattutto di giovani, per questa iniziativa di celebrazione dei 400 anni dalla morte di Prospero Podiani, alla quale ho il piacere di dire hanno aderito l'80% degli istituti superiori di Perugia, quindi li ringrazio davvero, ringrazio i loro presidi, ringrazio i loro insegnanti per avere organizzato insieme a noi questa bella presa. A 400 anni dalla morte di Prospero Podiani, umanista e bibliofilo perugino, il Comune di Perugia ha voluto rendere omaggio al fondatore della Biblioteca Augusta, alla quale egli stesso donò il primo nucleo di oltre 10.000 libri. Una serie di eventi per la cittadinanza, con contributi storici sulla figura di Prospero Podiani, sulla storia della città nei secoli XVI e XVII, una preview della mostra dei testi donati da Prospero Podiani alla Biblioteca Augusta in visione fino al 31 dicembre e numerosi incontri, concerti, visite guidate per le scuole nelle varie sedi delle biblioteche della città per tutto il 2016, fino agli incontri per gli Eagles di Instagram nel cuore della Biblioteca Augusta. Nel primo degli eventi di oggi, in una affollatissima sala Podiani, fra studenti e appassionati di storia, si è tenuto il convegno Prospero Podiani e la Biblioteca Augusta, 400 anni di cultura a Perugia, in cui il professor Alberto Groman e la dottoressa Maria Alessandra Panzelli Fratoni dell'Università di Oxford hanno ripercorso il racconto della vita della città al tempo di Podiani, la vita personale del bibliofilo, le passioni, l'amore per i libri, i suoi rapporti con la città, la pratica del prestito dei volumi ancora prima dell'apertura della biblioteca avvenuta 8 anni dopo la morte di Podiani. Questo progetto, che include non soltanto questa mattinata ma una preview della mostra che vedremo poi, inaugureremo poi proprio in sede di Biblioteca Augusta, e tutta una serie di altri progetti, rientra a pieno titolo tra i fondi e i progetti della Perugia Capitale Italiana della Cultura 2015. E sono particolarmente sensibile a questo punto, proprio perché sono i fondamentali della cultura, il libro, la custodia, la biblioteca Augusta, quindi il progetto a nome Augusta è Perusia, mentre la mostra di oggi ha titolo Prospero Podiani et Amicorum. È proprio in queste due ultime parole, et Amicorum, che sta il punto. Prospero Podiani era uno studioso, uno scrittore, un poeta, un grande curioso del libro proprio. Aveva un grande amore per la cultura, per la letteratura, possedeva e durante tutta la sua vita investì il suo tempo e anche i suoi averi alla costituzione di una biblioteca che, in modo quasi anomalo rispetto alla tendenza del tempo, non era una biblioteca specializzata, era una biblioteca privata ma che si allargava a vari aspetti dello scibile. Conservava anche molti manoscritti, incunaboli, e tra i tanti testi aveva lui deciso di metterli a disposizione dei suoi amici, ecco il perché di Et Amicorum. E oggi quegli utenti delle biblioteche di Perugia sono proprio come allora, gli amici di Prospero Podiani, gli amici del sapere, della lettura quale attività fondamentale per conoscere, per favorire l'integrazione e prevenire l'esclusione sociale delle persone. Intellettuali del Novecento, Marguerite Yourcenar, in un splendido romanzo, Le memorie di Adriano, scrive la Yourcenar che fondare una biblioteca e come costruire ancora un grande granaio e sommare insieme una serie di riserve per l'inverno del nostro spirito, accumulare beni che serviranno a colmare la nostra esistenza.